Magic Deck! Benvenuti al nuovo appuntamento con un mazzo per Magic the Gathering. Per questa volta Daniele ha deciso di presentarvi il deck Azorius Gift. Vedremo quindi la scheda tecnica, la lista del mazzo, la presentazione di Daniele e il suo consiglio. Ma partiamo! Scheda tecnica! Ed eccolo il nostro mazzo bianco-blu. Iniziamo con Ministro delle Inchieste, 4 coppie. Sacred Cat, 3 coppie. Campionessa d'Ingegno, 4 coppie. Guardiano della Fiera, 2 coppie. Angelo dell'Invenzione in 4 pair. In cerca di Azkanta in monocoppia. Tracciare la rotta, 4 pair. Piano strategico, 4 pair. Restaurare, 4 pair. Espellere, 2 pair. Incagliare il relitto, monocoppia. Dono del dio Faraone, in 4 coppie. Il reparto delle carte Terra, Fortezza glaciale, 3 coppie. Desert of the Mindful, 2 coppie. Colture irrigate, 4 coppie. Monocoppia per deserto ostile e le nostre terre base con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 isole e 1, 2, 3, 4, 5, 6 carte terra base. Pianura! E adesso vai Daniele con la spiegazione del mazzo! Ciao a tutti e benvenuti al nuovo appuntamento del Magic Deck di questa settimana. Oggi presentiamo un mazzo standard che se avete seguito i mondiali ha fatto anche top 8. Andiamo subito a guardare. Allora, si tratta del mazzo Dono del Dio Faraone. È un mazzo bianco-blu e partiamo dalle creature. Allora, prima in 4 per abbiamo il Ministro delle Inchieste a costo 1 blu e un 1-2. Quando entra nel campo di battaglia ottieni due energie. Poi ha un'abilità attivata che dice: lo tappi, paghi un'energia. Un giocatore bersaglio mette nel suo cimitero le prime tre carte del suo grimorio. Seconda creatura è il Sacred Cat di Amonkhet a costo 1 bianco, una 1-1 lifelink che può essere imbalsamata a 1 bianco. Poi in 4 per la campionessa d'ingegno a costo 3, 2 incolori e una blu e una 2-1. Quando la campionessa d'ingegno entra nel campo di battaglia, puoi pescare carte pari alla sua forza. Se lo fai, scarta 2 carte e si può eternare a 7. Quando eterniamo una creatura, ricordatevi che diventa una 4-4, quindi quando verrà, diciamo, eternata, pescheremo 4 carte e scarteremo 2, quindi è parecchio forte. Poi abbiamo 2 per del Guardiano della Fiera di Kaladesh a costo 3, 2 incolori, 1 bianco, 1 a 1 3. Quando entra nel campo di battaglia, esiliamo una creatura avversario controllata da un avversario finché lui non lascia il campo di battaglia. Quindi ottimo per alcune rimozioni, soprattutto nei primi turni, visto che il nostro mazzo non è troppo lento, però potrebbe rimuovere anche le creature indistruttibili. Poi abbiamo Angelo dell'Invenzione, una carta molto forte a costo 5, 3 incolori e 2 bianche, è una 2-1 volare, cautela e legame vitale. Quindi, anche se perdiamo tanti punti vita all'inizio, ci potrebbe far risalire un pochettino con i life point. Poi ha Fabbrica 2. Ovvero, quando entra in gioco possiamo scegliere se farla entrare con due segnalino più uno su di essa oppure creare due pedine 1-1 incolori artefatto servomeccanismo. Ha un'abilità statica che dice: le creature che controlliamo prendono più uno, quindi ottima per chiudere se stiamo sciamando con i Sacred Cat, con i ministri. E a seconda del mazzo contro cui stiamo giocando, decidere se aumentare le creature in gioco oppure farla diventare un'ottima creatura volante.
Andiamo nel parco magia e non creatura, iniziamo con In cerca di Azcanta, incantesimo è a costo 2, uno in colore e uno blu, che dice: all'inizio del nostro mantenimento guardiamo la prima carta del grimorio, poi possiamo metterla nel cimitero. Se abbiamo 7 o più carte nel nostro cimitero la possiamo trasformare, lei diventa una terra e diventa Azcanta. Se la tappiamo ci dà mana blu, altrimenti a 2 in colore e 1 blu tappiamo lei, guardiamo le prime 4 carte del nostro grimorio, riveliamo una carta non terra, non creatura, e tra di esse la aggiungiamo alla nostra mano, mettiamo le altre in fondo al grimorio. Ottimo per cercare delle soluzioni a seconda di contro chi stiamo giocando. Poi 4 per tracciare la rotta, costo 2, stregoneria, 1 blu, 1 in colore, peschiamo 2 carte, poi scartiamo una carta a meno che non abbiamo attaccato con una creatura in questo turno. Abbiamo parecchie creature, quindi è possibile anche che peschiamo 2 e scartiamo e non scartiamo niente. Poi piano strategico, sempre in 4 per, costo 2, 1 in colore, 1 blu, guardiamo le prime 3 carte del nostro grimorio, ne aggiungiamo una alla nostra mano e mettiamo le altre nel nostro cimitero. Perché stiamo mettendo tante cose nel nostro cimitero? Con la campionessa d'ingegno, con il ministro delle inchieste, con il piano strategico, con tracciare la rotta e così via. Perché questo mazzo praticamente punta a mettere tante carte nel cimitero e non solo, soprattutto l'artefatto che ci farà, che è fulcro del nostro mazzo, per poi rianimarlo. Continuiamo a vedere come facciamo, naturalmente con restaurare. Restaurare che è in 4 copie, a costo 3 e 1 bianco, è una stregoneria che dice: rimetti sul campo di battaglia una carta artefatto bersaglio dal tuo cimitero. Poi abbiamo 2 per di espellere, incantesimo di Amonkhet, costo 3 in colori e 1 bianco, a lampo, quindi può essere lanciato come un istantaneo. Quando entra nel campo di battaglia esiliamo un permanente non terra bersaglio finché l'espellere rimane in campo di gioco e in più può essere ciclato a 1 bianco. Dopodiché abbiamo incagliare il relitto e naturalmente ce l'abbiamo in singola copia, ci abbiamo in russo per la felicità. Sto leggendo tra le righe. Esatto, del boss, istantaneo a costo 4, 2 in colori e 2 bianche, esilia tutte le creature attaccanti del giocatore bersaglio e il giocatore può cercare nel mazzo e mettere in campo di gioco tappata una terra base per ogni creatura esiliata in questo modo. Poi abbiamo finalmente l'artefatto chiave del nostro mazzo, che è dono del dio faraone. Che cosa fa questo artefatto? Naturalmente è in 4 copie. A costo 7 è un artefatto che dice: all'inizio del combattimento del nostro turno possiamo esiliare una carta creatura dal nostro cimitero. Se lo facciamo ne creiamo una copia identica, se non che è uno zombie 4-4 nero e ha rapidità fino alla fine del turno. Quindi è fortissima perché noi esilieremo le nostre creature, tutte le nostre creature hanno delle abilità fighissime tipo la campionessa oppure il Sacred Cat che ha il lifelink oppure il guardiano e diventeranno dei mostri a tutti gli effetti, dei 4-4 zombie che attaccheranno all'inizio della nostra fase di combattimento già quando lo inseriamo. Quindi questo mazzo è veramente una bomba perché abbiamo tutte creature che triggerano quando entrano in gioco, compreso il nostro angelo dell'invenzione. Non ce lo scordiamo che è fortissimo, reincarnato come uno zombie. Poi, Parco Terre, abbiamo 3 per della fortezza glaciale, 2 per del Desert of the Mindful. Allora, la fortezza glaciale entra in gioco tappata a meno che non abbiamo una pianura o un'isola e se la tappiamo ci dà o bianco o blu. Il Desert of the Mindful è un deserto che entra in gioco tappato, se lo tappiamo ci dà mana blu, ma possiamo ciclarlo a uno blu e uno in colore. Poi abbiamo il 4 per delle culture rigate, terra che entra in gioco tappata, se la tappiamo ci dà o mana bianco o mana blu, però lo possiamo ciclare a 2 mana in colori se andiamo in mana flood. Poi abbiamo 1 per deserto ostile, se lo tappiamo ci dà mana in colore, se tappiamo 2 esiliamo una carta terra dal nostro cimitero, diventa una 3-4 fino alla fine del turno ed è ancora una terra. Quindi quando andiamo in mana flood possiamo ciclare le nostre terre per animare il deserto ostile.
è incredibile. Abbiamo le terre full art di Unstable, perché vogliamo fare veramente gli scicchettosi. Se non le avete, abbiatene, perché sono veramente bellissime. E abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pianure e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 isole bellissime. Bene ragazzi, allora vediamo un po' qualche consiglio utile per giocare questo mazzo. Allora, innanzitutto, come potete vedere, ci sono magie che vi permettono di giocare sin dai primi turni, quindi potrete mettere il gatto per iniziare a parare contro mazzi molto aggressivi, oppure iniziare a pescare e iniziare a scartare carte, non importa anche se creature, per cercare il prima possibile di scartare il dono del dio faraone. Perché? Perché il dono del dio faraone vi permetterà di rigiocare immediatamente tutte le creature che vi siete scartate, cercando, ok, il restaurare, perché quella è la carta chiave che deve entrare per iniziare a fare tutti i bellissimi trick di questo mazzo. Quindi rianimare le creature che quando entreranno in gioco attiveranno le loro abilità e in più faranno sentire la loro presenza sul campo di battaglia, perché saranno dei 4-4. Molto forte sarà anche rianimare, come dicevamo prima, l'angelo dell'invenzione per pompare le altre creature, ma per avere subito, se volete, un bellissimo 6-6 volare, legame vitale, cautela sul campo di gioco, e vi permetterà di chiudere la partita il prima possibile. Abbiamo gli espellere, quindi se ci sono creature piuttosto grandi come lo Scarab God oppure altre divinità indistruttibili, le potete rimuovere, e avete il vostro ministro delle inchieste per iniziare a macinare in continuazione il vostro mazzo e refillare il vostro cimitero di creature da rianimare con il dono del dio faraone. Abbiamo anche Ascanta, che ci permette di cercare peschieri e non rimanere mai senza carte. E poi chiusura alternativa: se l'avversario cercherà di controllare il campo il più possibile, avrete sempre il vostro deserto stile che vi aiuterà a fare gli ultimi danni. Quindi guardate sempre contro chi state giocando per decidere che mano tenere all'inizio, quindi se tenere creature che permettono di bloccare il vostro avversario, oppure se iniziare a cercare subito il nostro artefatto chiave, quindi il dono del dio faraone. Ragazzi, per questo appuntamento è tutto, spero che vi sia piaciuto il mazzo. Se avete dei consigli per migliorare il deck, scrivete nei commenti, qualsiasi altro suggerimento, e anche se avete dei mazzi che volete vedere la prossima volta. Ciao a tutti ragazzi! Goodbye!